Un giorno questo content creator a tema Juventus aveva creato questa cosa qua. È diventata un po' un meme all'interno del mio canale YouTube ed è una tabella di marcia che ho creato un mese fa, il 22 di gennaio, intitolando il tutto Road to Crotone. Ora so che la partita con lo Crotone non è la più entusiasmante del campionato e del calendario, ma assumeva un significato particolare. Perché la Juventus aveva appena perso contro l'Inter e aveva necessità di spingere sull'acceleratore per recuperare posizioni in campionato. A che punto siamo con il Road to Crotone, dato che mancano 11 giorni e in mezzo ci sarà anche la Champions League? Ora ne parliamo. Ne parliamo, state tranquilli, ma prima di tutto un mi piace a questo video e un'iscrizione a questo canale che conta quasi 200.000 anime. E questa cosa è molto molto entusiasmante ed interessante per quanto mi riguarda, voglio arrivarci quanto prima. È un traguardo al quale tengo particolarmente. E poi approfittiamone per scaricare OneFootball, che è l'applicazione sponsor di questo canale YouTube e di cui trovate il link per download, completamente gratuito ovviamente, sui vostri smartphone, sui vostri device, Android o qualsiasi altro dispositivo iOS, qui sotto gratis. Domani parliamo sul canale del Quarto Uomo, tra l'altro, della questione Conte e Agnelli. Su OneFootball ci sono tantissimi articoli, non volevo parlarne, ma credo che sia necessario perché speravo che fosse una roba un po' più contenuta. Invece ci sono tante cose secondo me che vanno sottolineate e quindi ci vediamo là domani. E su OneFootball potete approfondirle oggi, dove domani invece faremo una disamina particolare, forse anche personale. A che punto siamo con il Road to Crotone, dato che è diventata la partita che sto aspettando più di tutte? Avevo detto Bologna, 24 gennaio, 3 punti, infatti. Spal, 27 gennaio, in Coppa Italia, battuta. Sampdoria, 30 gennaio, Serie A, 3 punti, fatti. Roma, 6 febbraio, campionato, 3 punti, fatti. Nel mezzo ci sono state due partite con l'Inter, andata e ritorno di semifinale di Coppa Italia, che non avevo segnato perché sul calendario ancora non erano state ufficializzate le date. Vittoria e pareggio. Finale di Coppa Italia. Quindi, vittoria, 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 pareggio. Queste sono state le ultime sei partite della Juventus. Direi mica male per una squadra che non aveva continuità e proprio quando abbiamo creato questo foglio stavamo criticando la mancata continuità della Juventus, dicendoci se arriveremo quel giorno a Crotone con 46 punti. Sarà interessante vedere la classifica. Di quei 46 punti, ora ne mancano 4, perché siamo a 42. In teoria siamo a 42, fatemi controllare che è meglio. Ok, siamo a 42, confermato. Poteva essere una brutta figura, eh. E ora che abbiamo anche il nostro avversario per la finale di Coppa Italia, che sarà l'Atalanta e non il Napoli che andremo ad affrontare proprio questa giornata, io vi dico che i più attenti ricorderanno sicuramente che io con il Napoli avevo segnato un pareggio e non una vittoria. Con loro una vittoria, con il Napoli un pareggio. Perché dicevo questo? Proprio un discorso di continuità. Ricordiamoci che 20 giorni fa questa Juventus non era questa Juventus. Questa Juventus era la solita squadra che faceva due partite fatte bene e poi cadeva e faceva una partita pessima e tremenda. Era la squadra che non vinceva 2-3 partite di campionato di fila. Proprio perché nel momento in cui sembrava andare tutto bene, il castello di carte crollava su se stesso. E quindi mi ero detto: una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette partite ci può stare fare un pareggino, no? Se consideriamo che in mezzo ci sono state andate e ritorno in Coppa Italia e sono state una vittoria e un pareggio, e dopo il Napoli, mercoledì il 17, c'è il Porto, prima di Champions League in trasferta, e sarà importantissima. E come vi dicevo nel video di ieri, io giocare per lo 0-0 non lo voglio fare mai più nella mia vita, perché secondo me è veramente brutto giocare per lo 0-0, a meno che, come era stato o mi ha fatto notare qualcuno con il Barcellona dopo che abbiamo vinto 3-0 in casa nostra, vai al Camp Nou, ovvio che al Camp Nou non puoi avere la decenza e essere strafottente dicendo vabbè, al Barcellona gli palleggio in faccia in casa dopo che ho vinto 3-0. Puoi cercare di fare una partita nella quale non devi prendere gol, ma poi 3-0 mi sembra un risultato molto molto rotondo. Io vorrei andare a Oporto e dire: ragazzi miei, siete voi che dovete aver paura della Juventus. E credo
credo che la partita con il Napoli sarà un'altra occasione per cercare un po' di contenere le energie, come abbiamo fatto un po' nelle ultime partite. Quindi grandissima attenzione difensiva, lasciare gli altri impostare, accettare che gli altri abbiano il pallino del gioco e il possesso palla, magari anche a loro favore, e cercare poi di ripartire in contropiede e trovare gli spazi. Credo che questa cosa si potrà fare col Napoli, ma credo che non si dovrà fare assolutamente con il Porto. Con il Napoli mettendo esattamente una gara come abbiamo visto con la Roma, o anche come abbiamo visto con l'Inter, ma Pirlo in conferenza stampa cosa ha detto con la Roma? L'avevamo preparata così, questa era la partita che volevamo fare. Con l'Inter invece io l'ho visto abbastanza arrabbiato a bordo campo. Urlava, non si teneva le distanze, le scalate erano fatte male, non c'era aggressività, non c'era quel recupero palla veloce per provare a ripartire come voleva. Segno che probabilmente con l'Inter non è che volesse davvero giocare per lo 0-0, ma voleva comunque provare a far male in ripartenza, cosa che poi nel secondo tempo è avvenuta e soltanto un super Handanovic ha permesso all'Inter di andare a casa con 0 gol subiti. Però se con la Roma è stata una roba premeditata, con l'Inter no. Con il Napoli credo che sarà una roba premeditata. Mi aspetto una gara molto molto di questo tipo. E adesso vi dico che se qua avevo segnato un solo punto con il Napoli, probabilmente in questo momento e con questa Juve che mi ha fatto vedere che può fare anche altro, oltre a quello che ci aveva fatto vedere fino a San Siro, sponda Serie A, credo che la Juventus possa veramente ambire a portare a casa 3 punti anche con il Napoli, che abbiamo già affrontato in Coppa Italia. Abbiamo vinto in Supercoppa Italiana, scusate, abbiamo vinto, ma non una partita nella quale siamo stati nettamente superiori, una partita decisa anche dalle grandissime parate di Szczęsny, dall'errore al dischetto di Insigne e da un paio di occasioni concretizzate dalla Juventus. Non devo stare qua a ricordarvi la finale di Supercoppa, che è stata sì vittoriosa per 2-0, ma è stata una partita che andrebbe analizzata e non è stata sicuramente la partita più bella del mondo, ma abbiamo vinto. E ancora una volta in Serie A, ve lo torno a dire, è il risultato quello che mi preme, quello che conta. E quindi se dobbiamo aspettarci un'altra gara in Serie A dove dobbiamo fare 3 punti e magari neanche consumare tutte le energie fisiche e mentali perché poi c'è il Porto, a me va bene. Non c'è neanche un problema. Io l'altro giorno vi ho raccontato di un Juve-Inter che non mi è piaciuto, proprio perché dicevo, giocare per lo 0-0 non mi fa impazzire. Ma il fatto che non mi sia piaciuta una singola partita non vuol dire niente. Non significa assolutamente nulla, perché sto vedendo che questo foglio, dato che la Juve ha sicuramente guardato il mio video del rotto cortone, è concretizzato fino adesso, oltre le mie più rosee aspettative. E quindi voglio che scendano in campo incazzati per questo singolo punto che avevo messo con il Napoli. Voglio essere smentito, voglio portare a casa i 3 punti, anche perché questa è una partita che sento molto quest'anno, dopo quello che è accaduto nella gara di andata. E quindi i 3 punti penso che siano doverosi, anche per garantire ancora di più fiducia proprio aspettando mercoledì, dove una gara attendeista, dove una gara da contropiede, dove una gara da essere umili con il Porto, con tutto rispetto per il Porto, la Juventus è in Champions League con Cristiano Ronaldo, non lo può fare. In Serie A sì, perché è un campionato che si vince sulla continuità, sul fare 3 punti e vincere soffrendo anche. In Champions League questa cosa la puoi provare a fare contro delle grandi squadre, ma anche lì è sempre un po' meh, perché poi le grandi squadre, se ti fanno la giocata, dato che ci sono i campioni che risolvono le partite con le giocate, ti puoi ritrovare sotto e completamente distruggere tutta un'ideologia e tutta una partita che era stata preparata. E quindi questo è un po' quello che mi aspetto. Fatemi sapere, perché questo rotto crotone sta arrivando, ma sta arrivando anche la Champions, e sta arrivando anche la finale di Coppa Italia. E sta nascendo una grande Juve, con un grande Pirlo in panchina. E sono molto molto contento.